la vedo ovviamente, ovviamente favorita. Però il Madrid ci mette dalla sua molti gol, sta 11-0, 11 gol fatti, 0 subiti, contro un 4 reti a 1 del Barcellona, quindi ha giocato più di fino, facendo valorizzare il più possibile le reti segnate. E c'è questo Siviglia però che è penultimo in classifica con 2 punti, ancora deve trovare la vittoria. Sorprendente, sorprendente, tra l'altro, no? Però se il fatto che si inizia adesso il campionato, comunque il Siviglia sta facendo bene in Europa, quindi è sempre da tenere d'occhio. Esatto, a parte però il Valencia che ha perso. Beh sì, sì. E sono sempre però quei punti che poi a fine campionato ti pesano e non ti fanno dormire la notte. Però il campionato, ecco, è sempre sempre molto bello, e secondo me si delineano delle posizioni interessanti. C'è il Villarreal, il Celta Vigo, vediamo se tiene ancora questo secondo posto a pari merito con Real Madrid e Villarreal, e anche con l'Eibar. Senti, invece, per chiudere parliamo anche al volo di Serie B, anche perché c'è stata questa sera iniziata la Serie B. Ricordiamo sempre i risultati: Livorno-Brescia 3-1, Modena-Ternana 1-0, mentre si prosegue domani la carrellata alle 15, Ascoli-Cesena, Bari-Pescara, Cagliari-Avellino, Novara-Virtus-Entella, Perugia-Crotone, Provercelli-Latina, e poi Salernitana-La Spezia, Trapani-Lanciano e Vicenza-Como, mentre poi si proseguirà ovviamente lunedì sera con il posticipo, il Monday Night, Ternana-Livorno, caro Moro. La Serie B quest'anno molto ricca, sì. Diciamo che ci sono tante novità come il Como, l'Ascoli, no? Mi aspetto di rivedere Livorno e Cagliari affacciarsi in Serie A, però ci sono molte squadre interessanti. Tra l'altro anche la Salernitana del Re d'Occhio, che sta crescendo. E come dici tu, anche sì, il Como come new entry, anche se ancora sta a 0 punti, però può dare fastidio. Insomma, dato che il campionato è appena cominciato, stiamo alla seconda giornata, la terza si sta per giocare, è ancora tutto da definire. Esatto. Mi aspetto però grandi cose ancora qua, anche dal Pescara ovviamente. No, ci aspettiamo tante tante cose, tante emozioni ovviamente anche dalla Serie B. Allora andiamo in pausa musicale, ore 23.30, questa sera siamo in perfetto orario su tutto, abbiamo cominciato in orario, non ci pare vero, insomma. Salutiamo anche tutti gli amici del gruppo, gli amici di Club de Football, che sono tantissimi, anzi facciamo un grande applauso perché sono sempre presenti, sono sempre in tanti, e quindi grazie a loro ovviamente che ci seguono sempre. Andiamo in pausa musicale, ritorniamo qui con il collegamento telefonico tanto atteso della serata, l'angolo delle scommesse di David Di Cosmo. Nel frattempo una doppia pausa musicale, perché ci ascoltiamo Supergirl, che ci ha accompagnato per tutta l'estate, di Anna Naclab con Al Farben, e poi ovviamente Pharrell Williams con Freedom, bellissima, che parte ora qui su Radio Roma Futura, la tua radio di intrattenimento ovviamente.
on from heat. The electric one, just to shock you, see. He left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes, man, are made of the same things. Freedom! 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 You can tell by the way she walks as she smiles. E rientriamo qua su Radio Roma Futura 2RF, hashtag 2RF mi consigliano dalla regia, perché appunto questa, Moro, è, come dicevamo, ormai una radio... Si sta espandendo. Esatto, carino. Multinazionale, internazionale. Allora, però, andiamo subito con il nostro mitico, unico, indescrivibile... Davide Di Cosmo in collegamento chissà da quale parte dell'Italia, del mondo, perché è pronto l'angolo delle scommesse di Di Cosmo e ovviamente lo accogliamo con un applauso. Buonasera Davide. Buonasera a tutti ai nostri ascoltatori. Scusate per la voce compassata, ma sono su un pullman in direzione Calabria e non posso strillare, già hanno spento le luci.
quindi giustamente voglio salutare Moro, il Pampa, ben trovati a tutti e ben trovati di nuovo ai nostri ascoltatori. Ciao Davide. Andiamo subito al dunque, prima di dire diciamo la nostra completa segna, io volevo dire bello de nonna, io farei questo hashtag stasera, ma comunque, bello de nonna, sì bello de nonna, penso che possa essere servire. Peraltro credo che Maxi sia anche molto felice di questo grandissimo gol di Florenzi, da sportivo al quale è, e andiamo avanti così, bello de nonna sempre. Ok, partiamo. Ho visto anche un grande Dnipro che insomma, grande Dnipro, grandi recuperi fino all'ultimo, ci crede, al 94esimo sì. Ha segnato. Allora andiamo invece a vedere quello che è appunto l'angolo delle scommesse di Cosmo. Aspetta, perché parte appunto la sigletta, eccola qua appunto. Allora vai Cortango, facciamo questa martingala silenziosa sull'autobus Roma Calabria. Parto subito. Ci siamo là. Udinese-Empoli. Andiamo subito. Udinese-Empoli è una partita sicuramente da gol. Due difese un po' ballerine, che però sono due squadre che comunque attaccano molto bene. Quindi sicuramente Udinese-Empoli X. Ok, X. Per la X. Poi abbiamo Milano, Milan-Palermo. Milan-Palermo, questo Milan oggettivamente è un Milan che deve ancora dimostrare la propria forza. Fino a oggi ha dimostrato un po' la sua fragilità, diciamo dalla cintola in giù, e oggettivamente però noi confidiamo peraltro nell'ingresso di Balotelli, che entra e realizza a partita insomma ampiamente cominciata, quindi io su questo direi gol e gol di Balotelli. Ok, quindi confermiamo il gol. Passiamo avanti. Chievo contro Inter. Chievo Inter 1-1 X. Un'altra X. Chievo Inter 1-1, risultato esatto, mettiamo? No, mettiamo X e poi chi vuole l'1-1. Ok, poi andiamo avanti Moro. Atalanta Verona. Beh, una partitaccia, perché comunque perdiamo un buon campo, poi peraltro Piniglia diciamo che sembra dopato in questo inizio di campionato, oggettivamente è una partita molto 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 ostica, però oddio, sì, ci potrebbe stare anche qui un altro X, però diciamo under. Quindi Atalanta e la Sverona under, lo confermiamo sulla pagina ufficiale di Club de Football, dove ovviamente c'è tutto, poi si può rivedere. Partita tra Cenerentole della Serie A, Bologna, Frosinone. Non ci crederete, secondo me ci sarà un grandissimo 2 del Frosinone. Quindi confermiamo il 2, la sorpresa secondo il nostro David di Cosmo. Andiamo avanti. Sì, il Bologna ancora è un po' duro nel rodaggio, insomma anche questi giocatori, peraltro è stata secondo me, ha fatto un grande compagno acquisti, non si capisce perché non trova ancora l'amalgama, e siamo già alla quarta. Perché c'è destro. Siamo in sosta qui sul pullman, così scendo, smetto di disturbare le persone. Perfetto. Intanto scende, ricordiamo tra l'altro questo Frosinone ha fatto anche bene con la Roma, sì, nonostante abbia molto perso. Molto bene. Bene, perché io infatti dico che potrebbe uscire il 2 perché oggettivamente produce molte molte azioni da gol questo Frosinone. Quello che il Bologna non fa, nonostante sono due squadre che stanno veramente diciamo fanalino di coda, dobbiamo dire serenamente che però questo Frosinone crea gioco, mentre il Bologna ha difficoltà anche a creare il proprio gioco. Bene, poi la prossima è Genova-Juventus.